ragazzi, hola a todos gringos. Perché sto facendo questo? E che cazzo ne so, sembra che c'ho l'occhio bionico, allora ci stavo provando, ragazzi, sembra bastardo. Ragazzi, welcome to the da Serie A. Grazie ragazzi, 100%, grazie per esservi iscritti, grande. Scusate se ho fatto tanto ritardo per l'ultimo video, però la Serie A ci ha rotto i coglioni con le ste cazzo di pause. Pausa, 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 meno pausa, pausa, meno pausa. Ragazzi, meno pausa, a proposito, meno pausa. Cioè, più pausa alle donne e meno pausa per calcio. Cioè, meno, cioè, meno. Ma che cazzo ne... ma che cazzo ragazzi, 100%, 100%, ma fammi spegnere sta cazzo di luce, ma fammi andare a remo, 100%, ma no! Ragazzi, benvenuti a Da Serie A. E niente, siamo qui per raccontare che domani torna sta cazzo di Serie A. O oggi, dipende da quando vedi il video, penso che lo vedrai oggi. E quindi se lo vedrai oggi, 100% riparte la Serie A. E meno male ragazzi, perché ci hanno rotto il cazzo, proprio ci hanno rotto i coglioni. Ma 100%, ma 100%, 103%. Allora, amichevoli, amichevoli, dopo amichevoli, 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 comincio il campionato dopo tanto, dopo tutta un'estate a soffrire, a pensare, a dire ma che cazzo ragazzi, ma porca puttana, tutte. E poi di nuovo, dopo due giornate, e aspetta solo dell'Inter, a noi ci fa solo bene la sosta, vedremo, ma secondo me ci farà bene, perché non voglio dire peggio di così, sì, meglio no. Zitti ragazzi, 100%, ci si aspetta Frank. Allora ragazzi, niente, ci ha rotto i coglioni, dicevo, sto fatto le pause, le menopause, tutte cose. Ragazzi, ma porca puttana sta cazzo di Serie A, veramente. Ma quando vogliamo incominciare, ragazzi? Adesso sì che comincia sul serio, diciamo sul serio. Ci saranno ancora 2-3 partite per vedere ancora, sai, per riscaldare ancora i muscoli, le cose. E poi ragazzi, si correrà, si comincerà a giocare. Ragazzi, l'attesa è per João Mario. Gabigol non è ancora pronto, ma giocherà João Mario. Non so se partirà dalla panchina, secondo me partirà titolare. Niente, i tre di centrocampo sono loro. L'avevo già anticipato in un video precedente. Nel video precedente diceva i tre erano Kondogbia, João Mario e Banega. Ora, non lo so, ho visto, ho dato un occhio alla Gazzetta dello Sport, 100% questo giornale rosa, e niente, la Gazzetta dello Sport mette Banega proprio dietro i tre d'attacco, e mette João Mario quasi davanti alla difesa. Secondo me dovrebbe mettere Banega davanti alla difesa e João Mario dietro le tre punte. E niente, con Kondogbia può coprire se Banega, diciamo, fa qualche metro in più, e niente, poi speriamo di vincere, questa è la cosa importante. All'Inter servono i tre punti per capire che possiamo farcela, per capire che possiamo avere la prima vittoria. Ragazzi, niente, la formazione quasi la sapete tutti, giocheremo con Handanovic in porta, giocherà, non lo so adesso, Davide Santon, forse si parla di Nagatomo, ma non lo so ragazzi, questo non voglio neanche dirlo. Gioca D'Ambrosio sulla destra, la coppia centrale la conosciamo, Miranda e Murillo, il tridente offensivo è composto da Candreva, Icardi e Perisic. Ragazzi, speriamo veramente di fare i tre punti. La formazione è questa qua. Contro l'ultima partita, mettiamo, non la calcoliamo perché torniamo dalle nazionali. I giocatori dell'Inter hanno fatto quasi 140.000 km o qualcosa del genere, leggevo. Quelli del Milan subito dopo. La Juventus è stata un po' fortunata per il cartellino rosso a Dybala, quindi è rientrato circa una settimana prima. Quindi c'è chi sta più fresco, chi meno, chi ha il fuso orario sia nella testa che nelle gambe. Quindi speriamo di almeno vedere qualche sprazzo di gioco, anche se è ancora presto. Ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, 100%, seguitemi dopo Pescara, Inter volevo dire, ci sarà i commenti, 100% farò il video. Ragazzi, seguitemi se volete, grazie per cliccare, quando cliccate mettete un piace, like e non mettere dislike. Ragazzi, se vi piace il video condividetelo con amici, ciao a tutti, vai così gringos, forza Inter sempre!